fidatevi di nessuno in palestra. Dopo questo titolo controverso, possiamo iniziare a parlare dell'argomento. Che cosa intendo con non fidarsi di nessuno? È ovvio che se uno ha un coach o qualsiasi altro consulente, può tranquillamente fidarsi e vedere che cosa deve fare in termini di allenamento. Ma quello che voglio dire io oggi è che se non siete sicuri di un consiglio che qualcuno vi ha dato in termini di esecuzione, di allenamento, voi dovete provare tutto e vedere con la pratica, e non soltanto provando una volta, se questo consiglio può essere d'aiuto per voi o meno. Facciamo subito un esempio per chiarire tutto. Arrivate in palestra, c'è il classico sessantenne che si allena da una vita, che voi magari perculate anche perché magari ha delle esecuzioni strambe, che vi dice che fare i bicipiti un po' cittati a martello li fa comunque sentire tanto lavorare. Voi siete dei biomeccanici, come ho già parlato, e iniziate a deriderlo perché ma i bicipiti vanno fatti controllati, lenti assolutamente, massimo allungamento con calma, e avete ragionissima, e quindi neanche provate a seguire il suo consiglio. Un bel giorno trovate un bodybuilder enorme che fa la stessa cosa del sessantenne, la provate e per una settimana avete male ai bicipiti. Questo esempio è per dirvi che magari avete giudicato male la persona e potevate trovare prima una soluzione magari per fare i bicipiti a martello che magari prima non li avevate mai sentiti. Questo è un esempio. Oppure vedete un bodybuilder enorme che vi dice di fare la pressa con così di ROM. Lui ha delle gambe incredibili. Allora, lui è enorme, voi iniziate solamente a fare la pressa con così di ROM. Dopo un anno o due le gambe vostre rimangono uguali. Trovate un secchino come me che vi dice fate la pressa in full ROM, massima accosciata possibile, ovviamente con la giusta progressione, e le gambe vi diventano così. Chi ha ragione? Quello grosso, il sessantenne, io? Io credo che in palestra ci sia sempre da mettere il famoso dipende che usano tutti per non spiegare niente. In questo caso a livello di consigli ci vuole assolutamente un dipende. Magari per il bodybuilder enorme lui ha avuto degli infortuni, oppure le sue gambe riescono a crescere così, lo stesso, o magari da un full ROM avrebbe gambe ancora migliori, ma già erano al top, e quindi ha deciso di darvi questo consiglio. Sessantenne magari prima di voi aveva provato a fare esecuzioni tranquille, non gli erano mai cresciuti i bicipiti, adesso facendolo un po' cittate sono cresciuti. Quindi qua ci vuole un grosso dipende, ma per eliminare questo dipende a voi resta soltanto di provare, fare pratica. Quindi quando uno vi dà un consiglio che sia comunque almeno plausibile, è ovvio che se uno vi dice di fare i bicipiti con un hip thrust potete anche non credergli. Però con la giusta mentalità, secondo me, riuscite a trovare la vostra fusione di consigli e nozioni che avete imparato solamente provando. Dovete provare. Perché vi dico di non fidarvi di nessuno e di in realtà fidarvi di tutti in palestra? Perché dovete assolutamente provare. Se voi non provate le cose non potete dire se funzionino o meno. Poi avete tutti gli studi dalla vostra parte, assolutamente, perché qualcuno ha già provato queste cose e ha appurato scientificamente che non siano veritiere o assolutamente siano concrete, ma secondo me non è abbastanza. Certe cose ancora non sono state studiate, come ho già detto io in altri video, quindi ne vale la pena di sperimentare. Al massimo avrete buttato via un po' di tempo che però vi ha fatto capire di non commettere certi errori. Quindi il tempo che avete buttato via per capire fossero degli errori lo recuperate, perché questi errori non li commettete più e ve ne accorgete quando li commettete. Detto questo, ragazzi, spero di essere stato chiaro, utile. Se avete dubbi, chiarimenti, scrivete qui sotto. Detto questo, ci sentiamo al prossimo video, che sarà ovviamente domani, perché noi continuiamo a rotazione. Via. Pop, 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 pop.